Servono infrastrutture, lo afferma subito il ministro del turismo, Daniela Santanchè, appena giunta al convegno organizzato da Andrea Pellicini, perché Luino è bellissima, ma ancora troppo difficile da raggiungere. Sul fronte strategico, l'esponente fratellista promette di battersi per restituire all'Italia il ruolo che merita in termini di attrattività, investendo su un turismo sostenibile a contatto con l'ambiente e a distanza dall'ideologia. C'è stato un aumento per quanto riguarda il turismo proprio sui laghi. Bisogna migliorare le offerte turistiche e quindi dare delle proposte turistiche che oltre alle bellezze naturalistiche ci siano anche delle esperienze. Oggi va molto il turismo sostenibile, il turismo open air, i cammini, il cicloturismo, il mototurismo e quindi bisogna lavorare su questo e io credo che ci siano tutte le condizioni per poterlo fare.